Come si diceva già nei titoli di copertina, i tagli alla sanità previsti dal piano di rientro della giunta Vendola continuano a creare tensioni nel mondo politico. Questa mattina a Manduria si è tenuto un consiglio comunale straordinario per discutere del futuro del Giannuzzi. A rischio chiusura il reparto di ginecologia ed ortopedia. Il servizio. Il piano di rientro sanitario varato dalla Giunta Vendola continua, come evidente, su più fronti a spaccare l'opinione pubblica, ma ancor più il mondo politico locale. A Manduria si è tenuto un consiglio comunale straordinario, monotematico, convocato d'urgenza dal sindaco Paolo Tommasino, che ha visto l'intervento dei comuni del versante orientale della provincia ionica per discutere, alla presenza fra gli altri di alcuni consiglieri regionali del PDL, sul futuro del Giannuzzi di Manduria. Per il primo cittadino della città messapica, la politica fatta di tagli della giunta regionale è fuori da ogni logica, perché mette a serio rischio il diritto alla salute dei cittadini. È una delibera inaccettabile a cui noi abbiamo già proposto un ricorso al TAR. Anche politicamente vogliamo dare un segnale forte, un consiglio straordinario monotematico, la presenza di 9 sindaci di tutto il versante orientale e anche la presenza di sindaci di paesi come Oria, Erchie, paesi che comunque storicamente fanno parte del nostro bacino d'utenza. Un fatto gravissimo, perché per noi rappresenta anche venir meno al diritto alla salute, al diritto di un pubblico servizio quale la salute, che non può essere derogabile. Che cosa potrebbe accadere al Giannuzzi di Manduria concretamente? Qual è il rischio? Guardi, il rischio qui è che si vogliono chiudere tutti gli ospedali periferici, perché evidentemente privarlo dai significati di un reparto di ortopedia, da un reparto di pediatria e ginecologia significa togliergli proprio la base essenziale che rappresenta un ospedale di primo livello. Consigliere Sala, come valuta quanto sta accadendo soprattutto a Manduria? Anche ieri lei è intervenuto in una nota stampa parlando di un comportamento antipolitico a scapito soprattutto di comuni, quali sono quelli del versante orientale della provincia ionica di centrodestra. È un comportamento assolutamente schizofrenico sotto il profilo politico, anche se il termine può apparire forte, io ritengo sia alquanto debole. Da una parte abbiamo il piano di riordino che definisce, dà un ruolo a Manduria come ospedale principale, dall'altra parte invece, con atti non legislativi del Consiglio regionale ma con atti invece amministrativi, Manduria viene di fatto declassato ad ospedale di secondo livello, con il rischio concreto che l'ospedale Giannuzzi venga chiuso. Io francamente ritengo che questa sia una politica dissennata, perché vuol dire non conoscere il territorio orientale della provincia di Taranto, vuol dire non conoscere neanche la viabilità di questa parte della nostra provincia e quindi vuol dire negare il diritto alla salute dei cittadini. Consigliere Luspinoso, guardando i tagli alla sanità potremmo dire che giunti a questo punto siamo all'antipolitica? Siamo all'antipolitica perché purtroppo si sapeva che saremmo arrivati a questo risultato. Aver violato per 3 anni consecutivi il patto di stabilità e il patto della salute, a non aver voluto accettare anche le nostre proposte, bastava tagliare dell'1% le spese in beni e servizi per salvare 18 ospedali, per dare più risorse ai nostri ospedali, oggi purtroppo se ne pagano le conseguenze, e se ne pagano le conseguenze in maniera sbagliata, perché se la prendono con i territori più deboli. Manduria è il punto di riferimento di questa zona, è geograficamente molto distante dei presidi, quindi andare a tagliare a Manduria significa sparare sulla Croce Rossa. E sui tagli insorgono anche i sindacati. Ascoltiamo Filippo Turi della segreteria della CISL. È un no forte e chiaro quello della CISL di Terra Ionica, che torna a far sentire la sua voce sui tagli alla sanità che di giorno in giorno stanno ridimensionando su tutto il territorio provinciale i servizi essenziali, quindi l'assistenza sanitaria pubblica e privata. Filippo Turi della segreteria della CISL punta l'indice contro il piano regionale di rientro sanitario e parla di scelte sbagliate e lesive di un diritto assoluto, quale quello sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione. Lunedì mattina nella sede del sindacato si terrà una riunione congiunta di CGL, CISL e UIL, che vedrà l'intervento dei consiglieri regionali e parlamentari eletti nell'area ionica. Noi siamo, come CGL, CISL e UIL, enormemente preoccupati per come questa vicenda sta assumendo aspetti
molto seri. Siamo sull'orlo della negazione dell'articolo della Costituzione che garantisce il diritto alla salute. Per cui, siccome abbiamo assistito ai primi tagli derivati dal primo piano di riordino, abbiamo assistito ai secondi tagli di posti ospedalieri, di posti letto per il secondo, e adesso c'è una nuova delibera che forse, a nostro per notizie informali che abbiamo, non è nemmeno sufficiente. Quindi stiamo pagando come territorio un prezzo altissimo. Noi ci siamo messi in moto, lunedì abbiamo già chiesto incontro a tutti i parlamentari e ai consiglieri regionali in un incontro che si terrà presso la CISL. Il prefetto ci ha già comunicato che il 17 ci ha convocato presso la prefettura per con la regione, col direttore generale della ASL, per affrontare le questioni. Abbiamo deciso di andare sul nostro territorio della provincia a incontrare i cittadini, a fare assemblee pubbliche, perché noi non possiamo accettare altri tagli alla sanità e senza nemmeno le compensazioni di servizi alternativi ai ricoveri ospedalieri. Non avviene né quello né quello. L'unico problema è, siccome i soldi non bastano, dovete tagliare, e quindi affrontiamo il problema del diritto alla salute solo attraverso i fondi stanziati e non attraverso invece una programmazione sul diritto del cittadino. Rimaniamo in tema. Dopo il caso dei due medici reintegrati dal giudice del lavoro di Taranto, analogo verdetto è stato emesso da quello di Trani. Sale così a quota 6 il numero dei professionisti che, non arrendendosi di fronte al pronunciamento della Consulta che aveva bollato come incostituzionali le internalizzazioni volute dalla Giunta Vendola e ai vincoli imposti dal piano di rientro sanitario, hanno portato le ASL del capoluogo ionico e della BAT in aula. Ora altri 300 colleghi potrebbero seguire il loro esempio, e questo per l'assessore Fiore significa rimettere in discussione gli accordi con il Ministero della Salute, anche se prima di tale passo è opportuno attendere il ricorso che le aziende sanitarie stanno predisponendo. Voltiamo pagina. Consiglio provinciale monotematico dedicato alla formazione professionale. In aula è esplosa la vertenza sanità e quella dei lavoratori della TCT. Consiglio provinciale monotematico sul rendiconto della formazione professionale, mentre stanno per partire i nuovi bandi del settore già presentati dall'assessorato a ramo. Province e sindaci dei comuni chiederanno alla regione maggiori competenze in tema di formazione. Noi oggi portiamo il report legato all'attività della precedente attività formativa. Oggi cogliamo l'occasione, coinvolgendo il Consiglio, i sindaci dei nostri territori, con le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che in un certo qual modo hanno condiviso con noi il percorso formativo per un'attività formativa di eccellenza, vogliamo dare un significato maggiore, diverso, oggi alla formazione, chiedendo intanto un coinvolgimento con l'UPI e con la Regione. Questa è l'occasione propizia per avere i nostri rappresentanti regionali questa mattina con noi in Consiglio, perché chiediamo, sulla base della concertazione effettiva che stiamo sviluppando sul territorio, la delega sulla formazione continua e sull'apprendistato. In Consiglio è approdata la questione sanità, con il consigliere del PD Bartolo Punzi che ha chiesto la sfiducia del capogruppo Santoro, dichiarando di autosospendersi dal Partito Democratico alla luce del ridimensionamento delle strutture ospedaliere ioniche come il punto nascita di Manduria. Prima dell'inizio dei lavori, la protesta degli ex LSU impegnati nella raccolta differenziata e la preoccupazione per le sorti dei 160 dipendenti TCT messi in mobilità. Qui stiamo assistendo a una cosa allucinante: la Hutchinson, che è il più grande terminalista del mondo, viene a Taranto, ripiana i debiti senza spendere mai una lira sugli impianti e alla fine litiga con l'Evergreen. Dai due cocci forti che stanno scontrandosi, gli sta pagando i cocci deboli, sono i lavoratori. E purtroppo noi, in questo, io insieme al sindaco, abbiamo voluto questo comitato virtuale, dobbiamo rispondere in maniera dura ad Hutchinson ed Evergreen. Non è possibile, risolvessero le loro beghe e ci dessero una risposta sul futuro del terminal. Per questi lavoratori della raccolta differenziata? Per questi lavoratori, anche qui abbiamo fatto una fatica a costruire i corsi di operatori, ora scopriamo che nel bando l'azienda che ha vinto ha ammesso che devono avere la patente. Molti di questi lavoratori che sono socialmente deboli, diciamo, non hanno la patente, ricominciamo punte da capo. È la tela di Penelope, c'è chi costruisce e chi invece sfila sempre.
La Regione Puglia faccia la voce grossa prima che la situazione, già di per sé insostenibile, giunga a un punto di non ritorno. È la richiesta di Aldo Pugliese, segretario generale della UIL di Puglia e di Bari, che alla luce dei 160 licenziamenti annunciati dalla TCT invita l'assessore regionale ai trasporti Guglielmo Minervini ad organizzare un incontro urgente con i sindacati e le istituzioni locali per valutare le misure da mettere in campo nel contesto di un piano industriale serio e concreto al fine di salvare il porto di Taranto da una debacle annunciata e di rilanciarne l'attività. E domattina i portuali saranno dinanzi Palazzo di Città per un sit-in di protesta. Intanto, sempre rimanendo in tema di trasporti, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL e UIL è stata rinviata la prevista manifestazione a Roma del 15 novembre proprio contro la soppressione di alcune tratte ferroviarie che interessano la terra ionica. E adesso ci occupiamo di cronaca. Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Manduria hanno sottoposto a fermo Cosimo Mazza di 49 anni, Francesco Palmisano di 31, Giuseppe Borgia di 37 anni. Sono ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di estorsione pluriaggravata ai danni di un imprenditore. Tutto ha inizio il 22 ottobre scorso. La vittima viene derubata del proprio autocarro e inizia a ricevere richieste estorsive per la restituzione dello stesso. Esausto, cede e versa ai malfattori 1.000 euro, poi sporge denuncia. Nelle ultime ore gli agenti della questura hanno stretto le manette ai polsi dei responsabili, come detto, e restituito il motocarro al proprietario. E sempre a Manduria i carabinieri del NOE hanno sequestrato un oliveto. Sentite. Sequestrata un'area di 10.000 metri quadrati su cui erano stati abbandonati rifiuti provenienti dai cicli produttivi riferibili ad impianti di compostaggio a Manduria in contrada Scapolata. Ad allarmare i militari del nucleo operativo ecologico e la reiterazione del reato, il medesimo terreno era stato sequestrato infatti il 20 ottobre scorso. Rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiale di colore scuro composto da plastica, vetro, frammenti in legno di varie dimensioni, terriccio, frammenti ferrosi arrugginiti e fanghi di depurazione. Questo quanto ritrovato durante l'ultimo sopralluogo in quello che dovrebbe essere un canonico oliveto. Anche in questo caso il proprietario del terreno e il rappresentante legale della società produttrice di compost sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Taranto per ipotesi di reato che comprendono la gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e l'esercizio di discarica abusiva, in quanto i rifiuti dovevano essere conferiti in discariche autorizzate. Il valore del terreno è di circa 60.000 euro. La Procura della Repubblica di Taranto, nella persona del sostituto procuratore Pietro Argentino, che ha già provveduto a convalidare il sequestro operato, ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull'accaduto. Ancora a Manduria, un'altra discarica sequestrata, questa volta dai militari della Guardia di Finanza. Si tratta di un'area di 3.500 metri quadrati adibita appunto a discarica abusiva, contenente 30 tonnellate di rifiuti speciali, parliamo di mattonelle in vetroceramica e poi ancora guaine in catrame e tubi in plastica, nonché materiali di risulta vari. Il proprietario del fondo è stato denunciato all'autorità giudiziaria competente per violazioni alla normativa in materia di tutela ambientale. E sono 16 i progetti per 18 milioni di euro contenuti nel PON Sicurezza approvato dal comitato di valutazione presieduto dal prefetto Nicola Izzo. Via libera anche al progetto di videosorveglianza per il contrasto dei reati ambientali presentato dal Comune di Taranto, tramite il quale giungeranno in riva allo Ionio 490.000 euro, risorse che verranno impiegate per proteggere gli allevamenti di mitili che oggi pagano la gravità del contesto ambientale. Tarantino. Voltiamo pagina. Incentivi per le famiglie numerose come lo sconto sulla Tarsu ed agevolazioni ai meno abbienti. Il Comune di Taranto ha presentato queste misure previste grazie ad un finanziamento regionale che si aggira sui 160.000 euro. L'amministrazione comunale di Taranto ha presentato due progetti che riguardano il sociale, il servizio civico e il Big Family. Di che cosa si tratta, assessore? Per quanto riguarda il Big Family siamo in partenza. Noi abbiamo aderito, abbiamo presentato una progettualità nell'ambito delle misure che la Regione Puglia sta prendendo in difesa delle famiglie numerose.
Ora, il nostro progetto è stato approvato e avremo un finanziamento che è di 166.000 euro e altri 43.000 euro invece sono a carico dell'amministrazione comunale. In che cosa consiste questo progetto? Consiste nella possibilità di fare accedere anche le famiglie numerose a una serie di servizi in maniera gratuita o a rimborso. Noi in questa prima fase prevediamo il rimborso per una serie di misure, tra le quali la TARSU in una quota parte per l'acquisto di libri. La seconda invece è la ripresa di un'attività che abbiamo svolto lo scorso anno, perfezionata. Noi avevamo l'esigenza di cominciare a superare il concetto del contributo economico a pioggia. Sapete che il nostro regolamento ci consente di erogare per motivi straordinari fino a 1.000 euro l'anno alle famiglie in stato di bisogno. In questo caso, utilizzando fondi che provengono dalla legge 285, quella che parla dei minori a rischio e quindi rivolti alle famiglie in difficoltà con minori a rischio, noi avevamo immaginato che questo contributo potesse essere maggiorato in cambio però di una disponibilità a esercitare delle prestazioni di tipo lavorativo o paralavorativo. E scontro tra le organizzazioni sindacali ioniche che rappresentano i lavoratori pubblici alle domande che la UIL ha posto nel comunicato indirizzato alle lavoratrici e ai lavoratori in forza alla direzione di polizia locale ha risposto nelle ultime ore la FPCISL. Nella nota si ricorda che le richieste che la UIL ha inserito nel comunicato diramato anche agli organi di informazione fanno parte del pacchetto di emendamenti che ha indotto la CISL a non firmare il contratto decentrato integrativo il 14 dicembre del 2010. Alla luce di questo si rimandano al mittente, scrive Claudio Capobianco, tutte le accuse rivolte a questa segreteria aziendale. E adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco. Stupire, emozionare, sorprendere sono la forza dei capi di mariage, dove un vestito esalta la perfezione del bello. Anche in un momento di crisi come questo, abbiamo cercato di trovare degli splendidi vestiti con prezzi piccolissimi, affinché ogni donna non debba privarsi del piacere di avvolgere il proprio corpo in un bellissimo involucro. Mariage, via Berardi 13, Taranto. BCC San Marzano di San Giuseppe presenta Linea Famiglia, il progetto di credito dedicato a te. Sostegno pratico per le spese quotidiane, mutui per acquisto casa, prestiti personali, soluzioni di investimento per i tuoi risparmi. BCC San Marzano di San Giuseppe, dalla parte delle famiglie, ogni giorno vicina alle tue esigenze. La Scuola di Estetica Moderna SEM, in collaborazione con lo Studio di Make-up Show di Roma, vi invita ad iscrivervi alla Scuola di Trucco Professionale che prevede stage a Taranto e a Roma a cura di professionisti del settore. La SEM, inoltre, ha organizzato corsi di 300 ore di teoria per operatori del settore, con ingresso diretto all'attività estetica e corsi per truccatore da 150 ore per parrucchieri, estetisti e giovani con obbligo scolastico. Per informazioni, SEM, telefono 099 400 152 78 58. Vi regaliamo un fantastico tappeto se solo acquistate un divano e il prezzo lo scegliete voi. Rilassatevi. Il divano è un piacere, ma senza tappeto che piacere è? Notari Stefano Mobili, via Bernini 134, Massafra, Taranto.
Il posto che mancava, ora c'è. Si chiama Empire, via Mazzini 187, Taranto. Info 331 37 90 170. Empire presenta venerdì 11 novembre, Notte VIP, con Alessia De Tommaso, Ivan Portulano, Claudia La Firenze. Dal Grande Fratello, Mauro Marin, Rajai Bezaz, Uomini e Donne, Laura Lella. Start ore 21:30. Sabato 12 novembre, predisco Music and Fun. Start ore 21. Festival del risparmio. Maxi boutique Tagarelli, alta moda e casual. Nella nuova stagione abbiamo pensato ai nostri clienti, promuovendo una campagna a prezzi scontati su tutte le nuove collezioni moda uomo-donna autunno-inverno. Maxi boutique Tagarelli è a Taranto, in via Principe Amedeo 137. Vi aspettiamo! Scherzetto, è proprio un prezzetto! Fino al 30 novembre, nei negozi Nuovo Arredo, prezzetto, non scherzetto, piccoli prezzi per veri affari. Cameretta a ponte con anteriquadro, disponibile in diversi colori, 499 euro. È proprio un prezzetto, non è uno scherzetto! Finvest. Mutui e finanziamenti, prestiti personali, mutui, leasing, cessione del quinto, mutui acquisto casa e consolido debito fino a 30 anni, finanziamenti agevolati 120 mesi per tutte le categorie. Numero verde 800 802 803 a Taranto in via Berardi 44. Automobili Radicchio presenta la più grande festa dell'usato semestrale. Oltre 100 autovetture in pronta consegna dei marchi più prestigiosi. Passaggio di proprietà gratuito, 12 mesi di garanzia totale, tagliando alla consegna, finanziamenti a tasso agevolato. E se acquisti la tua auto il sabato o la domenica, per festeggiare ti offriamo anche il pranzo o la cena al ristorante. Automobili Radicchio, la più grande festa dell'usato semestrale. Di più non si può, a San Giorgio Ionico, strada statale 7. Ristorante La Locanda. Direttamente in tavola, la freschezza e il profumo del mare. Alla Locanda potrete gustare specialità marinare, il cotto e il crudo, in una varietà infinita di gusti e sapori, in un ambiente semplice e raffinato. Aperto a pranzo e cena, La Locanda è nel centro della città vecchia, nei pressi di Piazza Fontana, Vico Civitanova 12, Taranto. Info 099 476 0033 349 464 3994. È gradita la prenotazione. Una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C, da sempre al servizio dei clienti, convenzionati per indennizzo diretto, interventi di meccanica ed elettronica, verniciatura a raggi infrarossi, soccorso stradale, un team di grandi professionisti al servizio della tua auto. Autocarrozzeria